Bentornati, bentrovati nel mio canale Mandorle e Cioccolato. Un bacio a tutti da Patrizia. Allora, oggi siamo qui per parlare di segni zodiacali e di profumi, questa nuova rubrica che si aggiunge, insomma, a quella che ho già affrontato quasi 3 anni fa. Iniziai a parlarvi di segni zodiacali e ho deciso di continuare. Dunque, ho deciso di continuare a parlare di astrologia, legandola ai profumi passando per l'ascendente, quindi vi linkerò qui nell'info box, nelle schede, un po' ovunque la playlist astrologia e in particolare il video di apertura di questa nuova rubrica che vuole fare un ponte tra i profumi e l'ascendente. Perché l'ascendente? Perché ho voluto scegliere questo particolare aspetto dell'oroscopo? Perché l'ascendente, come vi spiego nel video che vi linko, è quell'elemento dello zodiaco che rappresenta più di ogni altro l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e l'immagine che vogliamo dare al mondo. Quindi, in un certo senso, rappresenta anche un po' una maschera che noi indossiamo comunque per veicolare la nostra personalità. E la prima percezione che hanno di noi gli altri è data proprio dall'ascendente, anche il carattere che noi abbiamo, come ci manifestiamo nelle relazioni, almeno a una prima impressione, che ai tempi di oggi è quella comunque che diventa dominante in un periodo storico in cui i legami, le relazioni sono veloci, rapidi, non si approfondiscono mai, in cui l'identificazione soprattutto è fondamentale. Io trovo che l'ascendente sia un punto davvero importante, nevralgico dell'astrologia, del nostro tema natale da approfondire ed è quello che penso più di ogni altro parli di noi. Può parlare di noi attraverso la scelta del profumo, perché il profumo è un accessorio che noi scegliamo coscientemente di indossare affinché parli di noi al mondo. E l'ascendente è anche quell'elemento caratteristico che parla della nostra immagine fisica, quindi che detta molto i connotati fisici che po possiamo avere. Quindi iniziamo in questo nuovo viaggio con l'Ariete. Stavolta segue i canoni standard, quindi inizieremo dall'Ariete, per cui non avrò vincoli di tempo. Non siamo nel mese dell'Ariete, ma inizio oggi partendo dal primo segno dello zodiaco. Ovviamente, chi è invece del segno dell'Ariete e vuole approfondire qualcosa in più del proprio segno, potete trovare il video in cui parlo dal punto di vista puro astrologico del vostro segno zodiacale, in cui affronto gli archetipi, quindi la mitologia legata al vostro segno, parlo insomma della vostra spina dorsale e in molti di questi miei video precedenti, non in tutti, ma in molti, io ho dato anche dei consigli sui profumi già 3 anni fa, 2 anni fa. Finì questa rubrica, appunto, ci misi un anno, ogni mese affrontavo un segno. Quindi è sempre comunque cultura personale, se volete andare ad approfondire, trovate il video sull'Ariete. Ascendente Ariete, che cosa vi connota? Quindi, possiamo partire da qualunque segno zodiacale. Chi ha l'ascendente, nel segno dell'Ariete è una persona che ha una spiccata attitudine all'estroversione, all'azione e al coraggio. Azione forse è la parola che vi caratterizza più di ogni altra, azione immediata e volete anche essere al centro dell'attenzione, quindi amate farvi notare. Siete dei leader senza dubbio e siete governati dal pianeta Marte, che è il pianeta della guerra, quindi un modo di essere, di fare, di relazionare autoritario, dinamico, molto veloce e allegro, ottimista, è un segno di fuoco, l'Ariete. Per quanto riguarda i profumi che possiamo consigliare, quindi a chi ha queste caratteristiche, senza dubbio dobbiamo partire dall'elemento fuoco e studiare da lì, insomma, delle proposte adatte a voi. Per
Di solito al segno dell'Ariete si abbinano i legni, le spezie, appunto il fuoco ha un'analogia con le spezie in generale, quindi pepe, peperoncino, ma anche i legni che prendono facilmente fuoco e le resine. Questi sono più o meno, insomma, tutti gli elementi dal punto di vista olfattivo che fanno al caso dell'Ariete, all'ascendente Ariete in particolare. Quindi possiamo avere appunto pepe, peperoncino, cannella, chiodi di garofano, tutti i vari legni come legno di cedro, legno di oud, eccetera, eccetera, eccetera. Le resine che comunque anche hanno un aspetto caldo che possono richiamare appunto l'elemento fuoco. Quindi i profumi adatti a voi saranno sicuramente dei profumi strong, delle bombazze come le chiamo io, in cui queste note che sono tendenzialmente di fondo dominano, profumi caldi e di solito queste note olfattive le troviamo molto nei profumi da uomo, nei profumi tipicamente legnosi e speziati e anche orientali. Andando a immaginarmi un profumo classico, classico che io vedo molto adatto sia a una donna che a un uomo, mi è venuto in mente immediatamente Mizuko di Guerlain, che io non ho ora, non posso farvelo vedere, ve lo descrivo un po' brevemente e poi vi parlo anche di un altro profumo. Allora, Mizuko di Guerlain è uno di quei profumi tipicamente cipro, che appartengono a questa categoria olfattiva che richiama le essenze dell'isola di Cipro, creata da Coty, questa categoria olfattiva, con il profumo storico che si chiama appunto Cipro, e che ha un insieme di essenze, tra cui troviamo dominanti, spezie, muschio di quercia, e alcune resine. Molti dei profumi degli anni 40 avevano questa caratteristica. E i profumi di cui vi parlerò oggi sono quasi tutti cipro. Mizuko è un profumo da donna, che io trovo molto unisex, comunque un profumo androgeno, anche un po' orientale, però non solo cipro, ha delle spiccate note floreali, che è un profumo da audace, elegante, determinato, perfetto per la donna Ariete, però adatto anche a un uomo. Ha un carattere comunque anche molto elegante e morbido, si ammorbidisce anche, un po' datato, non lo si trova quasi più in profumeria, ma che ha uno sprint che va davvero, davvero, davvero oltre. Vi leggo le note olfattive di Mizuko, che è un profumo nato nel 1919 ed è uno dei profumi più antichi, che prende il nome dall'eroina di un racconto di Claude Ferrer, La Bataille. Quindi la battaglia, ecco, quindi qua il pianeta Marte, dominatore, re della guerra. Allora, Mizuko ha delle note di bergamotto, gelsomino arancia, rosa, giglio, pesca, ylang ylang, muschio di quercia, ambra, vetiver, cannella. E quindi vedete che è un profumo tipicamente cipro, però che ha molti fiori femminili, quindi comunque ha un cuore morbido, ma rimane sempre un profumo dal piglio spiccatamente audace. Un altro profumo che mi è venuto in mente appena l'ho sentito e che io ho in un sample che ho ordinato di proposito, da notino dopo aver sentito la review di Roberto del canale Roberto e dintorni, che saluto e gli mando un grande bacio, è Bandit di Robert Piguet. Allora, altro profumo che nasce per la donna, ma che per me è unisex, no gender, questo davvero è no gender. Bandit di Robert Piguet, lo sto indossando adesso, è un profumo che bramavo sentire da tantissimo tempo e che sono contenta di averlo provato finalmente nel sample e che potrei acquistare anche se io non ho l'ascendente in Ariete, non sono Ariete, io però ho Venere in Ariete, quindi molti aspetti del mio temperamento sono arietini.
La donna Ariete è una donna molto passionale, la donna che ha spiccate caratteristiche nel segno dell'Ariete è una donna comunque passionale, si lancia nelle fiamme, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Con l'ascendente Ariete le donne hanno questa caratteristica molto spiccata, anche se poi ovviamente per vedere il rapporto d'amore si deve andare a studiare la posizione di Venere, però hanno un approccio che è veramente audace. Sopra le righe, provocatorio, è una donna provocatrice come l'uomo, è un uomo che conquista, un uomo non so come definirlo, insomma, un Latin lover probabilmente, ma insomma dal punto di vista del conquistatore, un uomo che ama conquistare. Allora, Bandì di Robert Piguet, perché secondo me è perfetto, il nome è Bandito e fu lanciato da Piguet per accompagnare le proprie sfilate. Il brand Piguet nasce come casa di alta moda e il primo profumo famoso è Fracas, che è di qualche anno precedente, mi sembra, Bandì è del 44, e fu un profumo questo che fece molto scalpore per quegli anni in cui c'era una moda, sì, per certi versi cominciava a essere un po' audace, ma Piguet nel 44 fece una sfilata in cui creò appunto questo profumo e fece apparire le donne vestite di nero con delle maschere da gangster, con delle fruste, frustini, insomma, e addirittura mi sembra che durante la sfilata ci fu una modella che si spruzzava Bandì e che poi lo lanciava, lanciava la bottiglia che si frantumava e inebriava tutta la sala, insomma. Roba abbastanza tosta per quegli anni, oggi potremmo dire un approccio molto molto rock, creato da Germaine Cellier nel 44, appunto, un cipro floreale. Le note di testa sono alderi, arancia, artemisia, gardenia, galbano, neroli, ylang-ylang e bergamotto. Le note di cuore sono garofano, radice di violetta, gelsomino, rosa e tuberosa. Le note di base sono cuoio, ambra, patchouli, muschio, cocco, zibetto, muschio di quercia, vetiver e mirra. Allora, Bandì è un cipro floreale classico, un profumo molto secco, ma non eccessivamente sferzante. Avevo sentito dire delle cose su questo profumo che fosse difficile da indossare, un profumo che vi domina, un profumo che vi condiziona molto. Sarà che io sono abituata ormai comunque a profumi molto impegnativi. Io non lo trovo così esagerato ed eccessivo. Certo, è un profumo che è fuori dai canoni attuali. Non è un profumo dolce, assolutamente. Questo è un profumo che non ha nulla di dolce, ma non direi che sia così sferzante, così tipicamente maschile. Cioè, io lo vedo veramente un profumo unisex, elegantissimo, un profumo di un'eleganza pazzesca. Ci sono molte, no, molte cose in comune, molti aspetti in comune anche con Mizuko, e infatti alcune delle note le hanno in comune. Forse Mizuko rimane più femminile, è un po' più misterioso. Bandì è veramente un profumo audace e provocatorio. Io ve lo consiglio di provarlo se non lo avete mai fatto. Consiglio anche agli uomini di andarlo a sentire. È comunque una fragranza che nel cuore ha delle note femminili molto classiche. Troviamo la violetta, la rosa, la tuberosa e il gelsomino, ma sono comunque cavalcate, dominate dal cuoio, che qui si avverte tantissimo, e dal muschio di quercia. Qui c'è un muschio di quercia dominante, in cui fa poi capolino la mirra che rende questo profumo però un pelino più rotondo e più morbido di quanto non sarebbe. Quindi i consigli per l'Ariete sono questi due. Per l'uomo mi verrebbe in mente anche Fahrenheit, il famosissimo Fahrenheit, che nonostante le tante riformulazioni, secondo me rimane uno dei profumi legnosi speziati da uomo più focosi. Veramente fa pensare, cioè anche una nota di si avverte vagamente in Fahrenheit
una nota di benzina, quindi un profumo che prende fuoco. Quello fu anche un po' l'idea del marketing che venne fatto all'epoca. Aspettate che forse me lo sono scritte, le note olfattive di Fahrenheit, che è un profumo di fine anni 80 di Christian Dior, un legnoso floreale muschiato che è stato un profumo abbastanza innovativo per l'epoca, bellissimo. Io ho amato Fahrenheit tantissimo, io trovo che sia bella anche quella sua bottiglia con quel colore ambra molto scuro, quasi rosso. E anche qua troviamo queste note speziate che sono comuni a queste tipologie di profumi. Allora, creato da Michel Almerac e Jean-Louis Suzek. In apertura troviamo lavanda, mandarino, biancospino, fiore di noce moscata, cedro, bergamotto, camomilla e limone. Nel cuore troviamo ancora noce moscata, caprifoglio, garofano, sandalo, violetta, foglia di violetta, gelsomino, mughetto e cedro. Io me le devo leggere le note, non posso ricordarmele a memoria. Nella base cuoio, fava tonka, ambra, patchouli, muschio e vetiver. Vedete che ci sono tutte queste note che sono ricorrenti in queste tipologie di profumi che vi consiglio. Qui abbiamo una nota di lavanda che è molto rasserenante e anche un po' calmante, quindi anche andare in contrapposizione con tutti questi fuoco, con tutto questo fuoco, è un profumo che è una leggenda. Secondo me anche nelle riformulazioni rimane comunque originale ancora oggi ed ha un carisma che non accusa il tempo che passa. Certo, purtroppo si è impoverito, è normale, io sento sempre quando qualcuno parla di un profumo datato, ormai anche lui, questo dell'88 è datato, è mai stato riformulato. Tutti i profumi sono stati riformulati, tutti, quindi o si va nel nuovo, che non è stato riformulato perché è nuovo, oppure è un discorso che secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché bisognerebbe solo poter provare il vintage, ma non sempre un vintage è sinonimo di garanzia, perché possiamo trovarli purtroppo alterati. Quindi, comunque sia, la durata è discreta, anche se è stato molto impoverito, ed è comunque ancora un profumo da scia molto molto potente, super super sexy, super avvolgente. Secondo me anche per una donna, una bella donna dell'Ariete, strong e dinamica, audace, assertiva, anche Fahrenheit lo vedo bene. Allora, grazie, grazie per avermi seguita. Un bacione a tutti gli arietini e a chi ha l'ascendente Ariete, insomma, qui stiamo parlando dell'ascendente. Ciao, ciao a tutti.